È stato annunciato da Massimo Giletti come uno dei grandi fenomeni del tempo moderno. Checco Zalone, ospite negli studi dell'Arena, ha presentato a modo suo Quo Vado, fatto ridere il pubblico e tenuto sulle spine lo stesso conduttore che ha ammesso: è sempre difficile intervistarti. Il comico pugliese uscirà in oltre 900 sale a partire dal 1 gennaio 2016, con l'ultimo film diretto da Gennaro Nunziante, dove nell'epoca del precariato racconta il crollo delle certezze del suo alter ego, il quale da un giorno all'altro si ritrova senza posto fisso e sballottolato dal Polo Nord all'Africa. L'attesa per Quo Vado è spasmodica e siamo sicuri che Checco Zalone visserà il successo e gli incassi delle pellicole precedenti, ma nell'attesa di vederlo al cinema ha proposto all'Arena uno spezzone, assente nel film, in cui ammette allo psicologo di avere un problema con le parolacce. Con Giletti infatti ironizza sulla questione. Quest'anno c'è una forma diversa di promozione, una gag che non rientra nel film. Molte mamme mi contestano le parolacce perché ci sono dei bimbi al cinema. Poi una clip su Fiorello che consegna a Zalone il premio perché snobbato ai David di Donatello e una su Checco dei Modà che millanta di essere arrabbiato per l'imitazione sofferente che ne fa il comico. E ancora la performance al piano sulle note della Prima Repubblica, la colonna sonora del film, e il rimando alla boutade lanciata da Checco su una presunta love story tra Tiziano Ferro e un noto conduttore TV. Tiziano Ferro ha una storia con un conduttore? Con te Massimo, chiede Zalone. Se si è arrabbiato Tiziano Ferro, gli chiedo scusa. Infine, in stile promozionale, Checco Zalone lancia un appello al pubblico femminile e dice: dovete convincere i vostri mariti a darvi una botta, sta tutto lì.